Ragazzi, bentornati sul mio canale. Da quanto tempo non ci vediamo? Da un po' di tempo. E allora, io vi avevo promesso, buttato la felpa, non so se ve ne siete accorti, ma è partita la sigla? Ragazzi, io non so se ve ne siete accorti, è un po' di tempo che avevo... Diciamo che avevo promesso di fare un video inerente alla dieta che sto seguendo. E beh, ma stasera un po' freddolino. Ebbene, eccoci qua. Che dieta ho seguito, perché l'ho seguita, cosa mangio, cosa non mangio, ci sono divieti, ci sono permessi, mi posso permettere una cosa, non posso permettere l'altra, vediamolo insieme. Allora, ad oggi io posso dire di aver iniziato la dieta quasi 3 settimane fa, mancano 2 giorni, quindi orientativamente siamo lì. Ho iniziato la dieta che pesavo ben 134 kg, sì, effettivamente, 134 kg. Oggi ne peso 126, quindi ho perso 8 kg. 126 e 3 oscillo, 126 e 3, 126 e 4, 126, quelli sono quei cali fisiologici, ma orientativamente 7-8 kg persi in 15 giorni. In 20 giorni, in 19 giorni. Cosa ho fatto? Intanto mi sono affidato a un nutrizionista, un biologo nutrizionista. Non fate le diete fai da te, si fanno molti errori. Tutti sono convinti che la dieta sia petto di pollo, fesa di tacchino, insalate scondite, quelle cose tristi, talmente tristi, monotone, insapide, che dopo 2 settimane il 50% di voi dirà basta, voglio un piatto di pasta alla matriciana. Ma non è così, non è così. Io sono a dieta e posso mangiare, devo mangiare tutti i giorni carne o pesce. Carne non significa pollo, maiale, tacchino, cinghiale, qualsiasi tipo di carne io ce l'ho nella dieta che mi ha dato il nutrizionista. La mangio puntualmente, mangio il maiale, mangio il cinghiale almeno 2 volte a settimana me lo sto mangiando. Mi sono mangiato la carbonara, ho mangiato il guanciale. Voi dite, ma come cazzo è possibile? Ma che stai dicendo? È così, ragazzi, è così. In un programma ipocalorico, a basso contenuto di carboidrati, normoproteico, è così. Cioè, voi potete mangiare la qualunque, certo, ho detto carne di maiale, non grasso di maiale. Non è che voi potete andare a mangiare la salsiccia o fatevi una bella bistecca col grasso intorno. La carne, carne intesa per ciccia. Quindi io la mattina come colazione mangio mezza fetta di pane integrale, perché me l'ha scritto lui, altrimenti non l'avrei pure evitato. Io non mangio più pane e le mie papille gustative ne stanno risentendo in positivo, perché ascolto e assaporo molto di più le cose con poco sale, senza pane, senza pasta. Io ce l'ho nella dieta la pasta, assolutamente ce l'ho, ma la riduco ai minimi termini perché non mi interessa più. Ho ritrovato il gusto di mangiare sano, nutriente, senza pane, con tutti i sapori, tutte le sfumature di sapori. Quindi la mattina abbiamo detto mezza fetta di pane integrale, questa è la mattina alle 7, e 2 fette di prosciutto crudo sul pane, o 4 fette di bresaola, scelta vostra. In mancanza di questo, mettete un uovo nel tegamino a occhio di bue, lo mettete sulla fetta e vi mangiate l'uovo a occhio di bue, va benissimo lo stesso. A metà mattinata 30 grammi di noci, mandorle, quello che sia, o 2-3 carote, qualche cosina al volo per stuzzicare l'appetito. A pranzo 180-200 grammi di carne o 400 grammi di pesce tipo polpo, cozze, seppie, queste cose qua. Verdura 250 grammi o verdure a quantità industriale, che potrebbe essere la cicoria, il ravanello, il cetriolo, la zucchina, quelle non le dovete contare, le potete mangiare in quantità industriale. L'insalata verde no, i broccoli no, i broccoletti no, il cavolfiore no, quelli vanno ponderati e pesati. E anche i fiori di zucca potete mangiare quanti ne volete, ovviamente non fritti, ragazzi. I fiori di zucca inteso come verdura bollita, ripassata in padella, ma senza l'olio. Pomeriggio si ripete lo spuntino della mattina, e la sera si ripete il pranzo, quello che vuole mangiare, carne, pesce, uova, quello che sia. Poi mangiare anche
due uova e mezzo tranquillamente al posto della carne. Insomma, voglio dire, io c'ho tutto nella dieta. Ho tolto le bibite gassate, ho tolto le bibite dolci. Non mi fate infinocchiare dalle bibite che dove c'è scritto light, non esiste light, nemmeno 0%. Non si devono bere quelle bibite. Si deve bere acqua e tè verde. Bevo il tè verde dopo pranzo e dopo cena perché mi piace. Ci metto pure lo zenzero dentro perché mi piace il piccante. Uso molte spezie, quindi quasi niente sale, ma veramente il sale è ridotto ai minimi termini. Io mangiavo salato prima, invece con le spezie è molto più buono, quindi il cumino, la curcuma, l'origano, il rosmarino, l'aglio, le spezie aiutano a cucinare bene e con poco sale. Quindi abbiamo ridotto quasi a zero il sale e con lui la ritenzione idrica. Abbiamo ridotto a zero industriale gli zuccheri, non ingerisco più zuccheri raffinati. Abbiamo ridotto l'apporto di carboidrati derivanti dalla farina raffinata e dai frumenti, quindi pane, pasta, biscotti, cracker, quello che sia. Abbiamo raso al suolo l'utilizzo di formaggi, perché non ne utilizzo formaggi, a meno che una piccola spolverata quelle due volte a settimana che mi faccio 60 grammi di pasta. Oppure una volta a settimana faccio 60 grammi e nel menù libero, perché domenica ho il menù libero, magari è lì che vado a concentrare un piatto di pasta, come spesso faccio, che magari mi faccio una bella carbonara, 100-120 grammi di carbonara, non me li leva nessuno. Ho fatto domenica, ho fatto proprio così, mi sono fatto 120 grammi di carbonara, nonostante la carbonara, nonostante poi a cena abbia mangiato tre pezzoni di polpa di pollo con l'insalata, il giorno dopo avevo sempre i miei meno 600 grammi, perché quella è la media che sto facendo di dimagrimento. La media sono circa 2 kg a settimana, quindi ogni due giorni 300-400 grammi li vado a togliere. Non ho fretta, ho 6 mesi di programma, entrerò in fase chetogenica dopo Pasqua, perché Pasqua è un po' uno scoglio per le diete, no? Non è il periodo migliore, però io ho fatto un pranzo con i colleghi in cui non ho mangiato nulla, e esco con gli amici domani sera, magari che sono un po' più rilassato, mi faccio una pizza, ma senza esagerare, me la mangio una volta ogni settimana, ogni 10 giorni, una pizza, ma non, senza altro sopra, nel senso non ci mettete condimenti troppo pesanti, ma una margherita semplice e non succede nulla. Questo perché? Perché la dieta non deve essere una sofferenza, la dieta è una gioia. Stasera io ho cenato, mi sono fatto un bel piatto di broccoletti friarielli in padella col peperoncino, un piattino piccolo di piselli e due hamburger. Quello è un'ottima cena, mi fa sentire sazio, mi fa sentire soddisfatto. Non mi manca nulla. La pasta, a me pure che la togliessero di mezzo, poco mi interessa. Ne ho 60 grammi tre volte a settimana in realtà sulla dieta, ma io la mangio sì e no una volta, due proprio a scassare, se proprio per esigenze familiari o lavorative mi trovo a mangiare la pasta. Ma insomma, ragazzi, io sto prendendo questa dieta e mi trovo bene, il mio consiglio è quello di andare da un nutrizionista, farvi seguire da un nutrizionista e non farvi intristire da queste diete. Soprattutto non pensiate minimamente di fare la dieta fatta in casa o la dieta fai da te, perché gli errori li farete tutti in base al vostro fisico, in base al vostro programma. Sono sicuro che farete degli errori. Errore numero uno, la frutta. Ragazzi, bisogna stare lontano dalla frutta, perché è piena zeppa di zuccheri. Non vi avvicinate proprio all'arancia, alle banane, ma anche il limone è pieno di zuccheri. Io quando andrò adesso in fase chetogenica devo stare lontano anche da acqua e limone, perché il limone fa uscire dal fattore di chetosi e fa tornare ad andare il corpo a glucosio. Non vi voglio annoiare col discorso del glucosio, il cosa significa il corpo che va a glucosio o corpi chetogeni e roba varia. Vi dico solamente, fatevi seguire da un nutrizionista, sarà lui con le sue capacità, con la sua sapienza, con la sua professionalità e con la sua
col suo bagaglio culturale, a spiegarvi in modo semplice e conciso la strada che dovrete fare. Non demordete, non... E poi un'altra cosa importantissima: non si dice mai da domani, da lunedì. No, io quando ho smesso di fumare dicendo adesso smetto, e avevo due pacchetti di sigarette in mano appena comprati e ho smesso di fumare. Quando ho detto ora inizio la dieta, ho iniziato la dieta, non ho aspettato di andare dal nutrizionista. La prima settimana me la sono fatta io, senza pane, senza pasta, senza formaggio, senza zucchero, senza bibite, senza niente. Mi sono preparato all'appuntamento col nutrizionista, poi dal nutrizionista mi ha dato il suo programma e l'ho seguito, ma ero già sulla retta via. Quindi ragazzi, non demordete, non cercate diete noiose, non chiudete la mente agli alimenti, perché non è vero che si debba mangiare solo petto di pollo e insalatina scondita col limone. Questo è quello che vogliono far credere loro. Ci sono molti alimenti che fanno benissimo per la dieta: le uova, le zucchine, gli hamburger, ma qualsiasi, le seppie, il polpo, hai voglia, le cozze, potete mangiarla qualunque, mi raccomando, fate come me. Io devo dimagrire ancora 26 kg, mica uno, 26, questa faccia qua che sembra un pallone. Se la vedevate 3 settimane fa, era così, cioè io ho perso quasi 8 kg adesso. Vi invito ad andare in palestra, prendere un manubrio da 8 kg, mettervelo in mano così e dire: cazzo quanto pesano 8 kg, cioè toglierli dal corpo, non è che lo fai ta-ta. Ci vuole un po' di impegno mentale. La dieta parte da qui, si ferma qui e poi è tutto un andare avanti in discesa in maniera rilassata, ragazzi. Quindi ora chiudo questo video con un meno 8 kg, vi do appuntamento ai prossimi vlog, che saranno sicuramente i vlog classici che faccio io, ma non inerenti alla dieta. Il video inerente alla dieta ve do appuntamento a quando avrò iniziato la fase chetogenica, quindi dopo Pasqua io inizierò la fase chetogenica con il mio nutrizionista, sperando che vada tutto bene, perché rimanere in chetosi non è neanche semplice. Speriamo di riuscirci e ci vediamo poi durante la fase chetogenica, sia all'inizio e sia un intramezzo di 2 settimane, 3 settimane, e vediamo la differenza tra un'ipocalorica normoproteica low carb e una chetogenica sullo stesso corpo sotto lo stesso nutrizionista. Vediamo se c'è la spinta in avanti o c'è uno stop o c'è una retrocessione. Per ora vi ringrazio di avermi ascoltato, scusate il pippone esagerato, abbiamo parlato per circa 15 minuti e vi auguro una buona serata e arrivederci al prossimo dimagrimento, speriamo. Speriamo, dammi una mano pure tu da lassù, se sa mai, gli amici dei piani alti sono sempre comodi. Ciao ragazzi!